Presidente, c'è un caso Fratangelo nel Teramo? Assolutamente. Fratangelo ieri, mentre si riscaldava, ha avuto un piccolo problema. Speriamo di poterlo recuperare già da domani e con la speranza che domenica possa stare in campo. La quota salvezza resta sempre lì, a 2 punti. La cosa negativa è che manca una giornata in meno, sono rimasti 180 minuti. Ma di negativo diciamo che è tutto l'anno, quindi oggi parlare di quota salvezza, parlare di potersi salvare è tutto facile, è tutto difficile, quindi ci vogliono i risultati, ci vogliono le vittorie, ci vuole quel pizzico di fortuna, perché quando stai sotto, il gol di ieri credo che era più che regolare, anzi aveva fatto un super gol il capitano. Quando lo risegna più un gol così, Speranza? E poi quando si segna il guardialino ce l'ha annullato, non so cosa abbia visto, sicuramente non è che l'ha fatto con la cattiveria di crearci problemi, però lui l'ha vista così e sicuramente adesso che chi ha rivisto le immagini si renderà conto che per noi quei 2 punti erano importanti e fondamentali. Quanti errori quest'anno sono da non ripetere il prossimo anno? Ma nella vita, quando le cose vanno sicuramente bene, anche i più grossi errori non si vedono. L'anno che le cose andavano bene, ieri un gol come quello era gol. Purtroppo bisogna affrontare le cose positive e negative, in questo momento sono tutte negative, speriamo che possiamo cambiare il trend da quest'anno salvandoci e poi rifacendo un progetto serio per poter ricostruire un qualcosa che oggi si è perso. 6 punti con Parma e Feralpisalò saranno sufficienti? Io penso al Parma, dobbiamo fare i 3 punti, chiedo l'aiuto di tutti i nostri tifosi, non tifosi, amici, parenti. E non amici. E non amici, di venire al campo, di tifare solo Teramo e per poter dare anche a sti ragazzi quel pizzico di forza in più per cercare di fare questi benedetti 3 punti che se noi andiamo a vedere nell'ultimo periodo i punti li abbiamo fatti, perché se addizioniamo tutti i punti fatti sicuramente oggi saremmo fuori, però oggi ripensare al girone di andata o meno è controproducente, quindi dobbiamo pensare a fare 3 punti domenica con l'aiuto di tutti e fare il massimo per poterci salvare e non andare nei play-out.